Restiamo al Festival dell'Insubria di Varese con il padrone di casa, il presidente della provincia di Varese, Dario Galli. Presidente Galli, anche lei è intervenuto a questi 2 giorni del Festival dell'Insubria e ha parlato di quante risorse si potrebbero avere in più con una maggiore autonomia, circa 70 miliardi. Sì, questo è un discorso che noi portiamo avanti da tantissimi anni. Il paese è conciato come è conciato e lo vediamo tutti. I conti pubblici sono quelli che sono, al di là dei proclami televisivi. All'interno di questo disastro, purtroppo, il Nord ha numeri che sono totalmente diversi. Come noi diciamo da sempre, se avessimo la possibilità di essere autonomi, non solo non avremmo il debito pubblico che ha l'Italia, ma avremmo addirittura un credito pubblico, cioè avremmo nei nostri forzieri il debito pubblico di altri, magari di paesi seri come la Germania o d'altri. La Lombardia in particolare, ricordiamolo sempre, ha un residuo fiscale di 70 miliardi, cioè ogni cittadino lombardo perde ogni anno circa 7.000 euro tra quello che paga in tasse e quello che riceve in servizi. Non per colpa ovviamente delle nostre istituzioni pubbliche, ma perché questi soldi ci vengono rapinati e messi nelle casse di altre parti del paese. Quindi se la Lombardia avesse, per intenderci, lo statuto della regione Sicilia, quindi 100% delle tasse tenute sul territorio, avrebbe a disposizione 70 miliardi all'anno. Spesso come modello fiscale viene citata la Svizzera. La Svizzera viene sempre più presa come punto di riferimento anche per molti lavoratori lombardi, frontalieri che adesso diventano anche i professionisti. Sì, no, assolutamente, questo è un fenomeno negativissimo per i nostri territori che noi denunciamo da qualche anno, che adesso si sta addirittura accentuando, per cui i frontalieri ben lontani dal diminuire sono aumentati, da 15-20 mila che erano 30 anni fa sono arrivati a 54 mila di oggi nelle province confinanti con la Svizzera, ma il fenomeno veramente preoccupante è che da qualche anno si sta assistendo a una vero e proprio trasferimento di massa di aziende che chiudono sul territorio lombardo proprio perché non riescono più a stare all'interno dei costi e della burocrazia dello Stato italiano e si trasferiscono a fare esattamente le stesse cose, spesso con gli stessi operai, con gli stessi dipendenti, dall'altra parte del confine. Lo stesso per professioni qualificate.